Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio. Vi ricordo prima di iniziare che questa è una lettura generalizzata e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo nella stesa, in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte del La Sibilla italiana e inoltre trovate i link per prenotare un consulto o chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello mensile e quello lunare quindicinale. E adesso andiamo a scoprire cosa vogliono dirvi le vostre carte partendo proprio dal taglio. Troviamo il gentiluomo e questa bellissima cicogna. Allora, qualche novità. Qualche messaggio, un qualcosa può provenire proprio da una persona. Adesso siamo in una lettura generalizzata, quando esce la carta o del gentiluomo o della dama, non si riferisce al sesso nello specifico. È vero che potrebbe essere un uomo, questo sì, però si tratta di una persona che ha comunque le caratteristiche predominanti maschili e quindi una persona che può darvi magari delle notizie concrete, interessanti, qualcosa che vi può interessare, soprattutto magari dal punto di vista pratico. Forse anche lavorativo, perché no, però magari per risolvere delle questioni. E dico di risolvere effettivamente perché essendoci la carta della cicogna portatrice di rinnovamento e cambiamento, certo, anche notizie in genere, possono esserci dei nuovi incontri, possono esserci anche qualcosa che riguarda spostamenti, partenze, ritorni, trasferimenti, quindi un movimento, appunto, come vi dicevo, soprattutto a livello di comunicazione da parte di una persona. A volte quell'energia potrebbe essere vostra, cioè nel senso che voi vi mettete nelle condizioni di andare a cercare questo rinnovamento, questo cambiamento e andare a cercare quelle che sono le informazioni, le notizie che fanno al caso vostro e che vi possono servire proprio in questa settimana. Altre informazioni le troviamo con queste che sono le vostre energie. Energie un po' particolari perché vediamo questo serpente. È vero che può riferirsi a voi, e cioè muovervi in modo un po' circospetto, con tanta tanta prudenza, aspettare il momento giusto per intervenire. Fate bene in questo senso, magari più che altro una specie di avvertimento a qualcuno che potrebbe essere ingannevole nei vostri confronti, forse mentirvi, dirvi una bugia. Purtroppo spero che non sia qualcosa di negativo, magari c'è qualcosa che assolutamente volete sapere e quindi vi dovete voi muovere con molta prudenza e magari la strategia dovete farla voi. In qualsiasi caso qui vediamo effettivamente anche l'arrivo, però essendoci l'energia del cavaliere. È in genere sia di notizie, idee, cose che potreste voi stessi muovervi per cercarle, appunto, però di solito è una carta di arrivo di cose che giungono a voi, anche incontri, visite, novità in genere. È una carta molto veloce, si muove abbastanza in fretta, quindi alcune cose bisogna essere proprio pronti ad intervenire e pronti anche a rispondere in un certo modo, io dico nel miglior modo possibile, perché con questa carta dipende, è molto facile perdere la pazienza, arrabbiarsi, stressarsi per alcune risposte, alcune situazioni in particolare. Quindi potrebbe esserci purtroppo anche un confronto abbastanza acceso. I segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria. Abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario, troviamo anche quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andando a vedere l'ambito amore, per chi è in coppia, poi vedremo single e poi il lavoro, troviamo la bellissima Speranza, Gran Signore e Lettera. Ci parlano di una settimana
Ovviamente quando c'è la carta della speranza è sempre una carta bella, positiva, certo, che può portare sicuramente una nuova luce, sia dal punto di vista di andare a superare degli ostacoli e delle difficoltà, sia, come abbiamo visto sin dall'inizio, quella carica di rinnovamento, magari di nuovo entusiasmo, anche perché no, a livello intimo o di intesa in genere, e anche perché no, un maggior equilibrio, chiarimenti se ci sono, se ci dovessero essere delle discussioni, però qui si tratta anche di una nuova aspirazione, una realizzazione, qualcosa, un progettino vostro, un'idea da realizzare subito nel corso della settimana, oppure se si tratta di un qualcosa a lungo termine, allora qui ci si mette in moto, si decide, si aspetta magari delle notizie, delle informazioni, questo l'abbiamo visto sin dall'inizio, quindi mi viene da pensare che quando c'è la lettera o si stanno aspettando delle risposte ben precise per alcune tipologie di progetti, oppure magari si sta cercando di trovare il giusto accordo, quindi è una carta comunque di comunicazioni, quindi sia a livello esterno oppure comunque tra di voi. Il Gran Signore porta comunque l'accordo, porta ad essere disponibili, aperti al confronto. Magari è anche un suggerimento, dice, se siete belli, aperti e disponibili, sicuramente riuscirete in qualsiasi cosa, magari anche ad ottenere qualcosina in più dalla persona amata. Per i single troviamo la carta del viaggio, dispiacere e costanza. Spero che potrebbe esserci qualche dispiacere in realtà. Quando esce la carta del viaggio c'è un cambio, un cambiamento o di posizione o di direzione di qualcosa. E siccome ha a che fare anche non solo con gli spostamenti, ma anche con le comunicazioni, quindi si può trattare effettivamente di avere a che fare o con una persona che cambia un po' idea o un po' troppo, dipende, perché se state frequentando una persona di questo tipo, allora si può cambiare idea sul vedersi, sul sentirsi, vi può dare buca, ad esempio, oppure potrebbe esserci un atteggiamento un po' ostile, un po' difficile da digerire, quindi in qualsiasi di queste circostanze effettivamente bisogna fare attenzione. È vero che c'è anche la carta della costanza, vuol dire che questa è una situazione passeggera, però dipende, questo vuol dire che continuate e procedete nonostante magari c'è qualcosa che non va, però magari vi state dando l'opportunità di conoscere e frequentare questa persona. Se non dovesse esserci nessuno, effettivamente queste carte parlano comunque di possibili incontri, conoscenze, di un qualcosa che potrebbe essere da un lato positivo, perché potreste intercettare subito qualcuno che non fa il caso vostro e quindi procedere e andare avanti nella vostra ricerca. Quindi è vero, meglio non perdere tempo, accorgersi subito di alcune cose che non vanno e così procedere e andare avanti proprio per il vostro stesso benessere. E poi andiamo a vedere le questioni più pratiche che ci parlano del ladro, innamorato e fedeltà. Ovviamente per dovere, effettivamente devo sempre dire che quando salta fuori questa carta non si riferisce solo in realtà al ladro in sé per sé. È vero che potremmo trovarci a che fare con una situazione ingannevole, e quindi l'abbiamo visto qui dalle energie. A volte potremmo essere anche noi che magari ci comportiamo in un modo scorretto nei confronti di qualcuno, potrebbe anche essere, quindi dipende, dipende, qui bisogna fare sempre attenzione poi alle possibili conseguenze di alcune azioni. E però quello che vi posso dire è di fare attenzione, è vero che potrebbe esserci un inganno, una truffa, un furto, spero che non sia il vostro caso, io comunque per dovere di cronaca lo devo dire, perché purtroppo questa carta può portare queste situazioni. In linea di massima, visto che è una stesa generica, è magari di avere a che fare con qualcuno che ha preso l'impegno nei vostri confronti e se la svigna e quindi non lo mantiene. Quindi potrebbe esserci una specie di
tradimento, chiamiamolo in questo senso, oppure incomprensioni o avere a che fare con persone veramente pesanti nel vostro ambito lavorativo, però qui si vede comunque un procedere, un andare avanti, un portare con fiducia e fedeltà al vostro lavoro, quello che state facendo, e soprattutto con amore. Il fatto che ci sia l'innamorato è qualcosa di positivo, è la passione che continua ad andare avanti e non solo l'inizio di cose che vanno a migliorare. Quindi io questa è una cosa passeggera che riuscirete subito a intercettare e a migliorare, o comunque voi procedete per conto proprio sapendo che di riuscire in un certo tipo di risultati. E anche per chi in cerca di quello che ho detto vale anche per chi è in cerca di lavoro, quindi occhio e attenzione magari per voi soprattutto a delle proposte che possono essere negative, magari allettanti all'inizio, però mi raccomando, cercate di drizzare un po' le antennine. Qualcosa potrebbe saltare fuori di positivo, o dovete continuare nella vostra ricerca, o comunque ci saranno delle proposte, delle condizioni da valutare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!